moderatore della sessione di questo pomeriggio, che è strettamente dedicata, diciamo, a tutte quelle azioni di prossimità, di tutela leggera, insomma, di affiancamento, circoscritte o in qualche modo dedicate specificamente al target minori e post minori, quindi insomma giovani adulti, ex minori, stranieri non accompagnati, che è una delle declinazioni insomma più specifiche della nostra ricerca, che ovviamente essendo come dire, stata sviluppata nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale Minori Non Accompagnati del CESPI, ha dato insomma un'attenzione specifica a questo target, pur all'interno di un impianto, insomma, di una raccolta di informazioni e di iniziative che invece si è allargata a comprendere, insomma, diversi target, diverse tipologie di beneficiari migranti, e ha rivolto uno sguardo anche più generale, più, se volete, sociologico, insomma, e attento ai processi di inclusione, all'intero arco delle relazioni di prossimità, che passano appunto attraverso il coinvolgimento diretto di cittadini all'interno di programmi, progettualità e iniziative che vedono una collaborazione stretta con istituzioni locali, con associazioni del privato sociale, insomma del cosiddetto terzo settore, e che articolano forme di relazione interpersonale, interculturale, diretta, attraverso appunto abbinamenti sotto diverse spoglie, insomma, che lo dicevamo stamattina, che siano chiamate mentorship, tutorship, accoglienza in famiglia, tutele sociali, tutele leggere, insomma, c'è stato anche un tentativo nella nostra ricerca di fare un po' ordine rispetto a tutte queste categorizzazioni e queste dimensioni, insomma, spesso dal perimetro un po' non sempre chiaro. E quindi, insomma, ricollegandoci anche al lavoro di stamattina, poi lascio la parola agli UIS, che molti di voi, insomma, conosceranno, e che appunto ha, oltre a una, insomma, una dimensione accademica ormai prevalente, insomma, in cui fa il sociologo e studia, insomma, processi di inclusione e, diciamo, altre dimensioni integrazione, poi magari dirai tu qualcosa se vuoi. Ha avuto anche, insomma, comunque esperienza diretta anche di collaborazione col Comune di Roma, proprio rispetto alla tutela volontaria, alla presa in carico dei minori. Insomma, ha scritto anche delle cose, e in particolare un libro, insomma, che anche a noi è servito molto agli inizi, agli esordi dell'osservatorio, per inquadrare molte delle questioni che poi abbiamo continuato a trattare. Quindi ti lascio la parola, buona moderazione e buon lavoro a tutti. Allora, grazie Sebastiano, buon pomeriggio a tutti. Siamo sicuramente tutte persone che ci conosciamo, o almeno condividiamo una passione, e credo che l'argomento che ci viene proposto ci stimola tutti. Sicuramente perché vediamo anche un percorso realizzato dalla legge del 47 e del 17 fino ad oggi, di tante sperimentazioni, di tante esperienze. Sicuramente con una volontà condivisa, e nel contempo vediamo anche sfide vecchie e nuove per rendere i percorsi di integrazione sempre più adatti e più a misura anche delle persone di minore età, che questa è la nostra sfida anche in questo pomeriggio di confronto. E che, come dice il mio collega Casas, noi spesso abbiamo un grande consenso su come dovrebbero essere le politiche. Poi non sempre una facilità per implementare e per creare una governance a tutto tondo che permetta questo coinvolgimento della comunità come attore fondamentale nell'integrazione. Quindi chiedo a tutti, insomma, di sentirsi anche molto liberi, credo anche di poter scrivere nella chat domande, stimoli, delle cose che possano anche essere rivolte a tutte le persone che interverranno in questo pomeriggio, credo molto ricco di contenuti. E vedremo anche, sarà mio compito di regolare i tempi che abbiamo a disposizione, che non sono infiniti, ed speriamo che possa essere anche un confronto arricchente per tutti. Quindi io direi di cominciare introducendo una persona che una presentazione non ne ha bisogno, però che in qualche modo mi sembra doveroso, come l'onorevole Sandra Zampa, che sicuramente vedrà sempre legato il suo nome alla legge, che in qualche modo ha aperto una strada importantissima, riferimento anche europeo. Molto spesso vengo chiamato anche
in altri contesti europei per condividere l'esperienza italiana. Lei è membro della 10ª Commissione Permanente Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale. E evidentemente credo che sia una persona molto autorevole per poterci dare maggiori delucidazioni, non soltanto da dove siamo partiti, che questo sicuramente per noi è abbastanza chiaro, ma in che momento ci troviamo e quali sono i nuovi orizzonti che abbiamo davanti per quanto riguarda l'accompagnamento all'integrazione dei minori stranieri accompagnati. Quindi prego all'onorevole di prendere la parola e la ringrazio. Sono io che ringrazio lei e ringrazio tutti i colleghi, le persone che stanno seguendo questo incontro, ma soprattutto quanti al CESPI continuano a mantenere alta l'attenzione su questo tema e stanno seguendo con una straordinaria puntualità l'andamento della legge 47 a cui lei ha fatto riferimento. Il mio sarà non un contributo, e la parola relatore già oggi mi intimidiva, nel senso che il mio non è un intervento, nemmeno se volete minimamente costruito, perché non ho proprio avuto nemmeno il tempo di affrontare una riflessione che invece avrebbe bisogno adesso di essere condotta. Posso dirvi un po' di cose e considerate il mio contributo davvero una semplice suggestione e oltre che naturalmente il segno di una vicinanza e di una volontà di presenza a questi incontri. Ciò a cui sto pensando da un po', anche ascoltando il come stanno andando le cose in giro sulle accoglienze dei minori, su quanti sapete quanto è consistente adesso la quota di minori stranieri non accompagnati che sta raggiungendo il nostro paese, ecco, le riflessioni che sto facendo è che non c'è politicamente nessuna volontà di implementare quella legge e neanche di implementare quella legge in uno dei punti, ragione per cui chiederò certamente al ministro Piantedosi un incontro per discutere di questa vicenda, ma anche credo che la Garanzia Nazionale dell'Infanzia debba essere uno dei nostri interlocutori. So che qui c'è oggi un rappresentante. Io penso che occorra tirare fuori nuovamente una campagna di comunicazione, di informazione, di sensibilizzazione. Guardate che la maggior parte degli italiani non sa minimamente che esiste la possibilità di fare favore. Voglio dire alcune cose. La prima, era previsto che la partecipazione di persone di minore età alla migrazione in corso sarebbe stata via via sempre più consistente e che la quota dei minori che fa parte dei flussi migratori non solo è prevista in crescita negli anni a venire, ma che l'età di questi ragazzi è sempre progressivamente più bassa, cioè che noi pensiamo, tutto ci lascia ritenere, gli studiosi ci avvertono che arriveranno minori sempre più piccoli d'età e che quindi un paese si deve attrezzare. Prima riflessione. Seconda riflessione. Mai come oggi sono orgogliosa e felice che il Parlamento italiano si sia dotato di una legge organica che parla della loro accoglienza, ma soprattutto precisa, ribadisce un punto che doveva già essere acquisito, ma che noi sappiamo essere stato più volte messo in discussione, relativo al non respingimento, quindi al divieto di respingimento per persone di minore età e all'obbligo di verificare la loro età. Terza considerazione, da più parti ho sentito avanzare con molta angoscia e preoccupazione, che non vi nascondo, che anche i minori sono un problema, che questi minori non sono minori e ve lo dico con, diciamo, semplicità, così sono fin troppo franca.
diciamo da romagnola quale sono, ho molte volte avuto il timore, il sospetto che ci sia la volontà di questa maggioranza di rimettere mano a quella legge. Sono venuti fuori anche episodi di difficile convivenza tra questi tra queste presenze. Pensate che cosa sono alcuni episodi di violenza urbana, di incidenti a cui hanno preso parte anche loro, risse, furti, e mi ha molto colpito che nelle carceri minorili la quota dei minori stranieri sta aumentando. Io penso che una delle cose che dovremmo cercare di quantificare, chiarire, è se questa è una nostra impressione, un'impressione di qualcuno, o invece non c'è una cattiva accoglienza e quindi di conseguenza una devianza che ricomincia a prodursi tra loro e che fa aumentare appunto poi l'incarcerazione di questi ragazzi. Certo, questo governo e questa maggioranza non sono, diciamo così, tranquillizzanti da questo punto di vista. Mi pare però che nella tragedia anche recentissima, proprio in questo momento, c'è, credo, in corso il Consiglio dei Ministri a Cutro, a Crotone, noi possiamo immaginare che questo tema dei minori migranti non prenda la piega che mi ha fatto preoccupare, cioè che si voglia, perché questa è una delle ipotesi che io ho sentito mettere in campo, abbassare l'età dei ragazzi per i quali vale la legge 47. È evidente che è impossibile, secondo me, poterlo fare con una consistenza, diciamo, con un valore giuridico, perché qualunque ricorso verrebbe vinto e quindi si riempirebbero, tra l'altro, a parte, voglio dire, che se fai un provvedimento legislativo non puoi decidere che l'età minore per gli stranieri è più bassa di quella di tutti gli altri, quindi fino a quando l'età minore resta 18 vale per tutti. E perciò questa, però, ve lo dico, è una delle cose che io ho sentito dire. Io credo che vado al quarto punto, che va oltre la contingenza politica. Questione della tutore volontario, quindi dell'implementazione dell'albo dei tutori volontari in Italia, debba assolutamente essere uno degli obiettivi a cui dedicarsi. Come lo si possa fare, in quanti lo si possa fare, quali associazioni esterne e quali, diciamo, anche con quali accordi con la politica, con rappresentanti del Parlamento, questo possa avvenire, non mi è chiaro, ma mi è chiaro il bisogno e la necessità di andare in quella direzione. Qualche intervento che ha aiutato, rispondendo a qualche esigenza che era venuta fuori dai tutori volontari, c'è stato. Mi riferisco all'ottenimento, per esempio, del rimborso delle spese legali, e quindi abbiamo almeno accolto, e mi pare di ricordare, la possibilità di ottenere dei permessi da lavoro, benché in una quota minore, di un padre, di una madre, diciamo, o di un genitore adottivo, per i tutori volontari, che quindi permetta loro, per una piccolissima quota, anche permessi da lavoro che rendano possibile andare in tribunale senza dover giustificare l'assenza, o comunque senza dover prendere giorni di ferie. Era stata una delle cose che era stata richiesta, una delle cose che abbiamo ottenuto. Ma a me pare, ripeto, che la vera urgenza in questa condizione sia quella di rispondere anche a questa indignazione che ha accompagnato il mondo civile del volontariato e una parte del mondo politico nei confronti di un atteggiamento e di un orientamento puramente ostativo nei confronti dei migranti, cioè, che riassumo così, devono stare a casa loro,
e comunque è un problema dell'Europa e quindi lo deve risolvere l'Europa, salvo poi doverci fare i conti tutti i giorni, come mi pare che la realtà ci stia dimostrando. Ecco, a me pare che su questo forse sarebbe venuto il momento che soprattutto da parte della Garante nazionale e dei garanti regionali esca una nuova potente campagna di informazione, di pubblicità e di comunicazione ai cittadini, perché il numero dei tutori volontari aumenti. Lo possono fare anche, e io auspicherei molto che si andasse in questa direzione, quelli che già hanno aderito a quella famosa, diciamo così, richiesta di aiuto, di collaborazione tra la società e le istituzioni quando uscì la legge 47. Io ringrazio molto alcune associazioni di tutori che sono nate in questo anche di recente, in particolare visto che siamo qui a Roma, Obiettivo Fanciullo, che è una delle ultime associazioni che è nata. Io penso che uno dei problemi sia proprio quello che i tutori non hanno ancora una rete che li tenga insieme e che la loro voce sia troppo debole. Aggiungo anche che quando venne pensata e introdotta questa figura che si ispira a un modello già adottato per esempio in Olanda, dove lì si parla però di tutore retribuito, quindi di una forma di tutoraggio che in parte è compensata economicamente, finanziariamente, ed è però molto più regolamentata e anche diciamo accompagna davvero il ragazzo in una misura superiore a quanto non possa venire da noi o non avvenga da noi, perché nulla vieta che anche da noi si vada in quella direzione, ma naturalmente non è richiesto a un tutore di dedicare più di un certo numero di ore obbligatoriamente del proprio tempo a svolgere questa funzione. Quella figura però del tutore volontario, come l'avevamo immaginata, è una figura che deve accompagnare la vita di questi ragazzi, la loro presenza nel nostro paese, sia dal punto di vista della rappresentanza dei suoi diritti e quindi anche degli interessi e dei diritti di questi ragazzi. E li può accompagnare però anche, facendo una via di mezzo tra la famiglia affidataria e il tutore che rappresenta meramente gli interessi legali. In questo caso la figura del tutore, come è stata descritta dalla legge 47, non ha mai trovato una indicazione stretta, cioè non c'è da nessuna parte scritto che cosa il tutore deve assolutamente fare per essere un tutore. Questo glielo spiegano i garanti e i magistrati nel momento in cui loro assumono la tutela e nel momento in cui fanno il corso di formazione, che come sapete è un corso di poche ore. Questo però secondo me sta diventando un limite, un problema, ve lo dico per una ragione. Proprio in questi giorni a Bologna, anzi in questi mesi a Bologna, dove le cose funzionavano molto bene e avevamo una straordinaria efficacia nella funzionamento nella relazione tra la procura minorile, i servizi sociali del comune, i tutori, con l'arrivo di una nuova procuratrice minorile, quindi la nuova presidente del tribunale, ha messo in discussione il modello che era consolidato. E questo sta portando moltissimi tutori a cancellarsi addirittura dall'albo. Una degli ultimi tutori che ha adottato questa scelta, mi ha molto colpito, per questo ne parlo, perché sento il bisogno anche di poter capire come intervenire su queste cose. Una di questi è la ex presidente del Tribunale Minorile di Bologna, da tempo una magistrata, da tempo in pensione, la quale ha indirizzato
alla Cancelleria del Tribunale Civile per i Minorenni di Bologna e all'attenzione, non so, dei vertici comunque della giustizia minorile bolognese, una nota con la quale non solo la scrivente chiede di essere esonerata dall'incarico e cancellata dall'elenco dei tutori volontari, ma appunto stigmatizza il come non deve avvenire e invece può avvenire l'abbinamento tra i minori e il tutore. In questo caso, la stigmatizzazione riguarda il fatto che i servizi sociali territoriali vengono del tutto ignorati e scavalcati e che quindi la relazione avviene direttamente tra il tribunale e il tutore scelto dall'elenco dei tutori, al quale viene semplicemente indirizzata l'indicazione di un abbinamento. Quindi lei è stato abbinato a, e prescindendo totalmente da un colloquio, un confronto che riguardi la residenza, in questo caso per esempio si lamenta il fatto che il ragazzo che è stato abbinato intanto abita molto lontano da Bologna e qui noi abbiamo a che fare con un tutore che ha più di 70 anni e che quindi dice: io non posso immaginare di fare il tutore di un ragazzo che sta a 100 chilometri da me, e quindi è del tutto comprensibile. E così pure in questo scavalcare totalmente i servizi sociali non c'è nessuna possibilità per i tutori di avere un confronto e capire se si è in qualche modo, non dico compatibili, ma insomma ci sono margini. Questo ve lo dico perché comincio a pensare che sia necessario redigere forse anche questo da parte del garante insieme all'Associazione dei Magistrati Minorili. Credo che questa potrebbe essere una strada, una sorta invece di vademecum per tutti i procuratori minorili, perché si rispetti una prassi in maniera omogenea sul territorio, perché una delle ragioni per cui questa legge è nata è anche di superare la disomogeneità che c'era nelle regioni italiane tra i territori italiani. Da questo punto di vista, e torno al punto da cui era partito questo ragionamento, cioè la presenza di associazioni organizzate di tutori, secondo me aiuterebbe anche semplicemente a un momento di riflessione collettivo e quindi a una sorta di tavolo di confronto che forse persino il CESPI potrebbe attivare, dove provare ad affrontare insieme l'ipotesi di scrivere un vademecum o mettere a punto un vademecum che possa diventare un punto di riferimento, forse anche per tranquillizzare quanti nella magistratura minorile, per ragioni che adesso non sto qui io a spiegare, ma insomma discrezionalmente decidono che si abbattono dei modelli che peraltro hanno funzionato benissimo senza un minimo inceppo, producendo un disastro allucinante, perché Bologna sta per diventare per esempio un luogo in cui, una città nella quale dalla buona prassi arrivi a non avere praticamente più tutori. Quindi due sono le esigenze molto forti: da un lato quello di riattivare la presenza di tutori anche in ragione di un arrivo molto più significativo di minori stranieri, di dare a questi tutori però forse anche un'impronta e una, diciamo così, una formazione che adesso comincio a pensare che debba andare un po' oltre quello che si è fatto fino adesso, perché si va da forme di tutoraggio che sono maternali, cioè più che un'amicizia, con relazioni in cui si pensa o si sente il dovere di accompagnare questi ragazzi nelle scelte, tutte le scelte, e di sostituire un po' la famiglia, cosa che non è richiesta. Io quando parlo ai convegni dico sempre che un tutore deve avere cura degli interessi di questo ragazzo, deve cercare di fare in modo che il minore straniero
stia dentro un percorso che lo porta all'integrazione nella società italiana, e qui dovremmo abbinare a questo ragionamento una riflessione sull'andamento demografico di questo paese, perché se è vero che noi abbiamo di fronte a un paese che nei prossimi 10 anni conoscerà una progressione. Già oggi siamo il paese con il più alto numero di 75enni in tutta Europa, e quindi immaginiamoci tra 10 anni, 20 anni, come in realtà questi giovani, se davvero integrati e quindi con un percorso professionalizzante, diventassero a tutti gli effetti cittadini di questo paese. Io dico sempre che bisogna immaginare una doppia cittadinanza, e immessi in un percorso di integrazione vero, possono diventare quello che retoricamente ormai, perché sono solo parole o per lo più parole, definiamo una risorsa. Però per fare questo bisogna anche sostenere la formazione dei tutori, forse anche insegnando. Allora, volere un po' bene ai tutori, come ai minori, come io dico di solito, è certamente una cosa importante, ma non è quanto è richiesto. È richiesto ai tutori di rappresentare i loro interessi nel migliore dei modi e di accompagnarli fino e oltre la maggiorità, cioè fino a una piena integrazione. Credo di avere detto troppe cose e anche molto affastellate, perciò mi scuso, però sono certa che abbiate da un lato colto la mia preoccupazione per come non vedo avanzare la legge, implementare le buone azioni che la legge rende possibili, perché io credo che sia necessario davvero che ci sia una maggiore partecipazione di tutti i soggetti che devono stare attorno a questo problema. Quindi certamente la politica, certamente per esempio l'Associazione Nazionale dei Comuni, quindi i sindaci che sono rappresentati nell'ANCI, sicuramente il Ministero del Lavoro, che deve tornare anche lui a diventare protagonista di questo, dell'interno, e le associazioni dei tutori, che potrebbero svolgere invece un ruolo molto importante sia nel far conoscere questa figura e quindi nell'implementarne il numero, che dall'altro anche fare conoscere le buone prassi, che è un altro dei modi per orientare la società e guidare in qualche modo a nuovi modelli di integrazione. Grazie onorevole, grazie anche non solo per i contenuti ma per la chiarezza della sua esposizione, in cui ci lascia anche da una parte sicuramente una certa preoccupazione per far sì che quelli che sono stati delle mete raggiunte, dei traguardi che la legge ha comportato, non possano vedere arretramenti. Da un'altra, giustamente, lei pone l'accento sul peso importante che in questo tempo hanno avuto i tutti volontari. Infatti questo convegno, no, che si centra anche in forme di tutela leggera, in qualche modo vede la possibilità di apprezzare e di studiare che cosa è successo. La legge ha previsto certe cose. Credo che nel miglior senso della parola i tutori volontari molto spesso hanno sconfinato quello che era strettamente previsto nella legge in beneficio dei minori che sono stati tutelati. Uno per tutte, il compito che dopo la maggiore età di questi minori possa avere un tutore che tutore formalmente non lo è più. Quindi anche questo credo che riporti a noi la necessità di una riflessione per sicuramente accrescere anche diverse modalità, diverse esperienze che stanno nascendo, e che io credo che grazie alla ricerca che ha realizzato CESP in questo campo ci permette di fare una prima riflessione, secondo me un po' più organica, di questo argomento. E come lei ha detto, niente meglio che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza per darci anche un riscontro rispetto a queste esperienze, alla necessità, come lei diceva anche, di dare contenuti a cosa significa la tutela dopo questi anni di esperienza, non soltanto un aspetto giuridico ma anche di accompagnamento, no? In questa logica che sappiamo, no? Come ci dice il manuale europeo di integrazione, questa bidirezionalità dell'integrazione, no? Verso la comunità e le persone e verso le stesse persone migranti. Quindi per questo saluto con grande piacere al collega amico Stefano Scarpelli dell'ufficio
Ciao Garante, Luis. garante per l'infanzia e l'adolescenza. Bello rivederti. Bello che ci rivediamo. E quindi gli rivolgo anche questi stimoli, questi suggerimenti anche dall'onorevole, no? Che cosa sta, possiamo leggere l'esperienza, perché credo che abbiamo avuto un periodo importante in cui si è fatto veramente tanto e su questo dobbiamo essere anche consapevoli. Ma ci sono anche, diciamo, come delle finestre aperte che poter approfondire, no? Questa tutela leggera, altre forme di accompagnamento, mentoring, no? Credo che sono state anche poste con modo diversi, anche il modo in cui le nominiamo indica, no? Una pluralità. Quindi vorrei, da questo punto di vista, questo contributo dall'Ufficio Garante. Grazie Luis, un saluto a tutte e tutti, grazie per l'invito. Prendo spunto, ci siamo trovati anche in altri contesti dalle parole della senatrice, perché ha dato diciamo dei spunti di suggerimento sui quali, diciamo, mi sento di dover dire che avevamo già riflettuto e un po' di cose sono state anche messe in campo. Non ripeto che abbiamo gestito un progetto FAMI che è terminato nel 2021, che aveva proprio come punti fondamentali tutti questi suggerimenti che sono stati dati, quindi campagne di sensibilizzazione, cercare di dare un supporto ai territori, tutto funzionale alla valorizzazione e all'implementazione della figura del tutore volontario, questo fatto con diversi strumenti in diverse forme. Non mi dilungo, diciamo, nelle attività che sono state fatte, sono tutte consultabili. Affiancata a questo, ovviamente, il compito istituzionale dell'autorità, che è quello del monitoraggio quantitativo e qualitativo. Ecco, ci accingiamo, grazie al fatto che nella programmazione europea i fondi stanno per ritornare, a fare una seconda fase di questo progetto, nella quale ci, diciamo, pensiamo di fare insieme ai garanti regionali, ai tribunali dei minorenni, diciamo, delle azioni che vanno molto nella linea che è stata indicata. Una fra queste, vi do come informazioni se non le avete già assunte, è la partecipazione anche dell'associazionismo dei tutori volontari. In questi anni l'evoluzione che ha avuto, diciamo, tutto il mondo che ha girato intorno alla tutela volontaria è cresciuto, e tanto sono cresciuti anche i tutori, e questa cosa l'abbiamo noi captata subito, ci siamo messi in rete con l'associazione dei tutori volontari, perché stanno facendo un percorso per arrivare ad avere quasi una cabina di regia, una rete nazionale di interlocuzione, anche questo credo che sia importante farlo nel breve tempo possibile con gli attori istituzionali, cioè è importante che coloro che stanno in campo diretto, no, nell'attività possano avere un'interlocuzione diretta. E per fare questo abbiamo fatto dei primi passi, noi abbiamo fatto e pubblicato sul nostro sito, è consultabile, la mappatura di tutte le associazioni costituite formalmente dei tutori volontari, siamo in diretto contatto con loro, abbiamo fatto anche una consultazione diretta sul tema della figura del tutore volontario, interpellando proprio le associazioni. E pensiamo fondamentale, e vorremmo farlo in questa seconda fase anche del progetto, adesso troveremo il modo, le forme per poterlo fare in modo, questo è stato detto dalla senatrice, che diventino loro uno dei veicoli proprio più diretti di sensibilizzazione ai cittadini a partecipare a svolgere questa attività, perché crediamo che più è radicata l'azione sui territori, e più, diciamo, l'efficacia è cogente. Naturalmente possono essere fatte, sono state fatte campagne di sensibilizzazione sia a livello nazionale che da parte dei garanti sui propri territori, però far partecipare a questo movimento coloro che direttamente, giorno per giorno, svolgono una funzione è fondamentale. Come è fondamentale in questa, chiamiamola così, seconda fase, far partecipare direttamente in maniera più cogente una delle istituzioni cardine, diciamo, che gira intorno all'accoglienza. Parlo dei servizi sociali dei comuni. Vorremmo cercare di sviluppare in questa seconda fase una partecipazione diretta nella rete, coinvolgendo direttamente gli enti locali. Questo stiamo cercando di ragionarlo insieme all'ANCI,
Non a caso, proprio nell'ottica dell'autorità garante, che ha come punto fondamentale quello dell'ascolto e della partecipazione dei ragazzi, anche in ragione, diciamo, dei fenomeni che nel tempo si sono succeduti sul sistema di accoglienza, noi abbiamo terminato e sta per uscire un report che afferisce a delle visite di monitoraggio, che poi non sono monitoraggio, ma sono ascolto e partecipazione dei ragazzi all'interno delle rete SAI, dove tanti dei temi che sono stati introdotti anche dalla senatrice vedrete che emergono, e sarà anche, diciamo, questo report uno strumento, diciamo, agli attori istituzionali competenti di sensibilizzazione sul tema dell'accoglienza. Ma non ci fermiamo qui, perché in programmazione, scusate, avendolo enunciato mi sono scordato che l'abbiamo fatto in partecipazione con ANCI, con l'UNHCR e con UNICEF, e la squadra proseguirà e andrà in questa seconda fase a ascoltare e sentire i ragazzi presso i centri di prima accoglienza. Voi sapete bene che in questa fase temporale stiamo vivendo un periodo nei quali tutti i cosiddetti centri FAMI, che sono andati un po' a supplire all'assenza dei centri governativi, che poi di fatto non sono stati mai applicati, così come prevede l'articolo 19 della 142, ecco, vorremmo tirar fuori anche ascoltando i ragazzi, perché noi crediamo, ma è una nostra mission, poi tu Luis lo sai benissimo, la mission dell'autorità è quello dell'ascolto e della partecipazione, cioè, tanto e poco, purtroppo, ci sono momenti nei quali la voce dei ragazzi che vivono sulla propria pelle una esperienza come quella della prima mediazione possono essere messi in condizione di poter dire quelli che sono i loro bisogni, i loro aspetti di vissuto. Nella fase che ha afferito ai centri SAI, ovviamente è stata diciamo più semplice l'organizzazione, non sarà così semplice farlo in centri di prima accoglienza, dove sia le tipologie dei ragazzi, sia le condizioni sono assolutamente diverse, ma ci crediamo e lo faremo. E tutto questo è legato intorno alla filiera del discorso anche della tutela volontaria. Mi era stato chiesto la posizione dell'autorità sulle forme leggere di tutela e sulla tutela cosiddetta sociale, tutte queste esperienze che anche in relazione alla situazione, diciamo, di sviluppo che ha avuto l'associazionismo dei tutori, che tanto hanno portato un contributo anche a questi aspetti, qual era diciamo appunto la posizione dell'autorità. Ecco, noi crediamo e stiamo sviluppando anche un pensiero che va un po' oltre l'asticella, che azionare e sviluppare politiche di integrazione a favore dei minori non può, diciamo, rimanere rigido al concetto della minore età. Abbiamo nel nostro paese strumenti, penso al proseguo amministrativo, ma comunque tutte le politiche di interventi che vengono fatte nei confronti, questo è il nostro settore, dei migranti, parlano mai di giovani adulti, no? Quindi vanno oltre il limite temporale. È impossibile pensare che anche gli strumenti che girano intorno all'accompagnamento del ragazzo, no, che non termina, diciamo, il suo percorso a 18 anni, ma questo vale anche per i nostri figli, cioè mio figlio compie 18 anni il 13 di marzo, non finisce tutto quel giorno, sarebbe bello, ma non è così. E quindi crediamo e pensiamo che anche istituti quali la tutela volontaria, ancor di più l'affido familiare, so che c'è Viviana, ne parlerà dopo, debbono avere dei binari di prosecuzione. Non è semplice trovare le forme, diciamo, giuridiche. Se dovessimo parlare, la garante sempre dice, se dovessi parlare da un punto di vista diciamo giuridico, dovrei dire che il tutore formalmente, per quanto prevede la norma, cessa nell'alveo di diritto la sua esistenza al 18° anno d'età. Trovare delle forme giuridiche che proseguano non è semplice,
anche perché il contesto che conosciamo è molto molto articolato nel nostro paese, non sempre lo consente, ma questo qui non deve fermarci, per cui gli interventi che vengono fatti, fossero di accompagnamento dei tutori volontari, fossero di supporto dei ragazzi nell'integrazione, non è pensabile che abbiano un termine a 18 anni. E nelle azioni che vorremmo mettere a supporto ovviamente dei territori che lo chiederanno, sia a livello di istituzioni che a livello di società civile, pensiamo e crediamo, siamo fermamente convinti che l'asticella del 18° anno d'età non possa avere una realtà sostanzialmente. Vorrei dire anche qualcosa rispetto alle dinamiche che la funzione di tutore volontario, legata anche alla figura giuridica del tutore volontario, in questi anni hanno espresso. La senatrice riportava un caso che è avvenuto, che sta avvenendo diciamo, a Bologna. Ecco, Bologna era un'eccellenza, uso il termine al passato perché sembrerebbe, diciamo, che sta cambiando la situazione, ma immaginate lì che diciamo, quell'idea nostra da sviluppare nel futuro, di mettere al centro, diciamo, della rete che gira intorno al tutore anche i servizi sociali del comune, lì invece era una, diciamo, una procedura, non vorrei neanche chiamarla prassi, una procedura attuata, a volte anche addirittura contestata, perché poi i tempi, immaginate, per fare un abbinamento, quando devi sentire i servizi sociali, il tribunale, molte volte si allungavano, ma comunque sia da un punto di vista di garanzia, no, del miglior ottenimento dell'abbinamento per il minore è un'eccellenza sostanzialmente. Questo non avviene assolutamente in altri paesi. Nel supporto che abbiamo dato ai tribunali minorenni ci siamo buttati un po' oltre, perché spesso lì si stava nella condizione di non avere contezza effettiva dell'archivio di nominativi che andava a confluire o poteva confluire in un elenco, quindi immaginate le situazioni. Quindi è un paese molto complesso, è importante anche portare le prassi, no, applicate e farle conoscere. Qui tanto la funzione dell'associazione dei tutori volontari è importante, e crediamo che possano essere un volano anche per questo. Crediamo che tanto cercare di far interagire i territori tra loro sia un aspetto importante. Si possono fare anche tentativi di vademecum, di suggerimenti, però abbiamo visto che poi, specie nell'alveo, diciamo, giudiziario, ogni realtà è molto caratterizzata per le sue fisionomie. Faccio un esempio e poi chiudo. Lo possiamo riprendere, sono disposto a domande. L'esperienza dei minori ucraini nel tema della tutela volontaria, secondo me, è nella drammaticità dell'evento, purtroppo. Noi siamo abituati, purtroppo lavoriamo in questo settore, e per noi la drammaticità di quello che vediamo, ci siamo un po' abituati a farlo diventare anche, come dicevi tu, Luis, spunto, no, per riflessioni, perché in contesti come questi purtroppo hanno delle basi su cose che mai dovrebbero avvenire. Ecco, però l'esperienza ucraina, ad esempio, ha fatto sviluppare, come dire, secondo me, un bisogno di riflessione su come gli istituti pensati inizialmente, ad esempio nel 2017, quando, diciamo, è stata emanata la legge, come sono andati avanti nell'applicazione in questi anni. Pensiamo al tutore, no? Visto sotto l'aspetto più umano, più, diciamo, di accompagnamento e di aiuto, sia in una giungla, diciamo, giuridica, burocratica, ma tanto di accompagnamento. Noi, quando abbiamo sentito e abbiamo parlato ai ragazzi, l'aspetto fondamentale per chi aveva il tutore è che aveva una persona fisica, al di là dell'operatore del centro, diciamo, delle tante persone che girano intorno a lui, ma un punto di riferimento, se vero, con cui poter parlare anche di se stesso, no? Con l'esperienza ucraina, alcuni territori, alcuni tribunali hanno utilizzato la funzione del tutore volontario capovolgendola. Essendo arrivati minori che formalmente,
sono stati ritenuti minori stranieri non accompagnato, ma avendo delle figure, diciamo, di riferimento morale, perché molte volte c'era la zia, molte volte c'era la nonna con loro, alcuni tribunali hanno fatto riflessione invece che la funzione del tutore volontario dovesse rappresentare più un aiuto da un punto di vista burocratico. Ecco, si può criticare o non criticare, adesso non sto dando giudizi. Per me, per noi come autorità, è stato uno spunto anche, e invito anche la società civile a farlo, di riflessione, perché dobbiamo farci i conti, gli istituti giuridici di assistenza dei minori sono portati a doversi evolvere, adattare a seconda dei bisogni dei beneficiari. E stiamo di fronte a una grande sfida. Io ritengo che nell'alveo complessivo del sistema delineato in maniera organica dalla legge, appunto, che prende il nome della senatrice Zampa, questo della tutela volontaria, con tutte le criticità, con tutte le difficoltà, è uno degli ambiti invece che l'accompagnamento al vissuto del ragazzo in questi anni lo ha fatto realmente, con tutti i limiti, ovviamente, che dire che sono migliorabili è poco, però è stato presente. Aiutiamolo, accompagniamolo nell'evoluzione, ed è tanto importante il suggerimento, diciamo, di miglioramento, di sviluppo, di riflessione, sia in termini della formazione dei tutori volontari, che ovviamente deve avere un'evoluzione, non può rimanere, diciamo, standardizzata troppo negli anni, sia di accompagnamento dei tutori volontari che hanno fatto un loro percorso arrivando anche a costituirsi come associazioni. Questo mondo deve essere messo in rete il più possibile. Noi come autorità garante, con gli strumenti che ci verranno offerti, con quelli che abbiamo, questo vorremmo tentare di fare, aiutando ovviamente i territori e le istituzioni competenti. Grazie, grazie Stefano. Grazie a voi. O anche per le cose che ci hai comunicato, che per noi sono importanti, nel senso di dire, l'autorità garante per noi è l'istituzione che garantisce molti processi al di là dell'alternanza politica, anche di quello che verrà fatto, che non lo possiamo sapere, ma ci rasserena pensare che ci sarà una nuova programmazione, anche come col FAMI precedente, e che ci sia anche un coinvolgimento di servizi sociali, che secondo me è soltanto per criticarli, per chiedergli che cosa noi ci aspettiamo, ma sono necessari, no? Quindi è importante il suo coinvolgimento, credo che sarà molto proficuo. Credo che anche per l'articolo 7, per la FIDA, no? Un altro degli argomenti che abbiamo, no? Sicuramente è necessario integrare e non fare percorsi prettamente paralleli rispetto a anche il saper fare, no? Di servizi sul territorio e da tanto tempo. Siccome mi piace molto, tanto Augusto fino quando sarà maggiorenne, anche io mi sento molto in sintonia, però diciamoci che l'infanzia ha diritto a un futuro, no? Quindi al di là di come noi la mettiamo sicuramente, no? Sullo scherzo, insomma, è importante pensare che non si può tutelare un minore di età se non diamo garanzie cosa succederà dopo la maggiore età, altrimenti stiamo tradendo la speranza, è qualcosa finta che, insomma, non può funzionare. Ora, questo è un argomento grosso, grande, insomma, riflessioni in molti paesi, è veramente difficile. Credo che anche studiare cosa succede quando si concede un articolo 13, no, in ogni contesto, verrebbe a mostrare, no, esperienze molto diverse, coinvolgimento e responsabilità molto diverse. Infine, credo che sia stato anche molto utile un accenno all'emergenza, alla realtà ucraina, no? E credo che alcune cose non le possiamo prevedere, ma è veramente importante sapere che abbiamo un sistema che riesce in qualche modo anche a dare una risposta tempestiva anche di fronte a situazioni assolutamente inimmaginabile, penso, per quando fu scritta questa legge. Ora credo che sia il momento, invece, un momento anche molto importante, di ascoltare anche direttamente alle autrici della ricerca. Intanto mi scuso perché ho fatto qualche cambiamento nella scaletta che avevamo previsto, però credo che era importante anche il coinvolgimento dell'autorità garante a seguito dell'intervento della senatrice. Adesso diamo la parola a Irene Carbone come ricercatrice, che ci riporterà il difficilissimo compito di riassumere l'intensità e la quantità di informazioni e aspetti empirici riscontrati all'interno della ricerca, però le chiediamo veramente di aiutarci, no? Almeno a mettere ordine su un lavoro davvero importante. Quindi a lei la parola e di nuovo mi scuso. Grazie.
Innanzitutto buon pomeriggio a tutte e a tutti, ancora un ringraziamento alla senatrice Zampa, al dottor Scarpelli e al professor Canzio per appunto la partecipazione, ma anche a tutti i nostri qualificati relatori che interverranno e a tutti coloro che stanno prendendo parte a questa giornata di riflessione e confronto appunto che il CESPI ha voluto organizzare a partire dalla nostra ricerca. Insieme al collega Sebastiano Ceschi, ricerca intitolata Forme leggere di tutela, affido e prossimità, sperimentazioni interculturali in cerca di autore. Vista la ricca platea di relatori, cercherò di essere il più breve possibile e quindi mi limiterò solo ad alcune brevi considerazioni a partire dai risultati della nostra ricerca. Soprattutto per quanti non avessero avuto modo di seguire i lavori della mattina, aprirò una breve parentesi un po' su quanto si è detto, comunque una breve parentesi anche metodologica. Preliminarmente, parallelamente al lavoro di ricerca qualitativa che ha visto anche la realizzazione di alcune interviste a testimoni privilegiati, abbiamo portato avanti un lavoro di raccolta e di classificazione ragionata delle iniziative ritenute a nostro parere rilevanti ai fini di questa ricerca, e quindi iniziative che coinvolgono la comunità ospitante in relazioni interpersonali dirette con la popolazione migrante. E questo per sintetizzare, ma per maggiori approfondimenti chiaramente faccio sempre riferimento al paper, e per la mappatura segnalo che a breve sarà disponibile anche un lavoro a riguardo nell'ambito della pubblicazione del nostro ultimo rapporto, quindi a breve consultabile sul sito. Ebbene, dicevo, questo lavoro ha permesso di individuare 72 iniziative. Non tutte ovviamente menzionate nel paper, ad ogni modo un campione certamente, sebbene non esaustivo, sufficientemente rappresentativo un po' di queste rispetto al tema in questione, e che oltre a fornire una mappatura nazionale di queste pratiche di prossimità è stato anche funzionale un po' all'inquadramento delle diverse tipologie di azioni rilevate. E un primo punto emerso da questo lavoro di mappatura è infatti stato che oltre la metà di queste iniziative, quindi 41, sono risultate essere indirizzate proprio in maniera diretta o indiretta a minori stranieri non accompagnati o a neomaggiorenni, giovani adulti, ex minori stranieri non accompagnati, e quindi si tratta di iniziative che in qualche modo tengono conto della condizione di particolare vulnerabilità di questi giovani migranti e di quelli che sono i loro bisogni e le loro aspettative. C'è da sottolineare che questo lavoro di analisi ha posto alcuni problemi classificatori e definitori, dal momento che molti dei progetti presi in considerazione attraversano diversi ambiti e articolano azioni spesso trasversali, come ad esempio i progetti promossi dall'iniziativa Rene Verlon, oppure intersecano ambiti in qualche modo dal confine spesso un po' poco netto, poco chiaro per gli stessi attori della presa in carico. Nel corso della ricerca comunque si è voluto esplorare questi filoni di iniziative di accoglienza e inclusione focalizzate su questo target, che ruota attorno, interagendo più o meno direttamente, agli istituti della tutela volontaria da un lato e dell'affido familiare dall'altro. E un filone di iniziative che ha sviluppato e continua a sviluppare una serie di approcci, di metodologie, in alcuni casi propri, iniziative che abbiamo genericamente definito forme leggere di tutela, affido e prossimità, alludendo con questo aggettivo a vari aspetti.
Nella categoria dell'affido leggero, light, abbiamo fatto rientrare in particolare due tipologie di intervento. Nel primo caso si è fatto riferimento a declinazioni, potremmo dire, più snelle dell'affido familiare in senso stretto, ovvero quelle formule di affido diurno e semi-residenziali ritenute più leggere rispetto al tradizionale affido residenziale a tempo pieno. E alcuni progetti stanno infatti promuovendo proprio queste forme di affido light, perché ritenute più in linea con le esigenze non solo degli affidatari, ma con le disponibilità, i bisogni, ma anche proprio i desideri, le aspettative dei ragazzi. E tra l'altro queste formule avrebbero anche la potenzialità di aprire il campo a delle formule più piene, appunto come quello dell'affido classico, e potrebbero anche proprio contribuire a rilanciare questo istituto, chiaramente sempre nel rispetto del superiore interesse del minore e dell'appropriatezza di questo intervento, che può in questo caso appunto rappresentare una valida alternativa di accoglienza. C'è però chi sottolinea anche come queste formule, per così dire, ibride, pongano invece dei problemi, siano in realtà più gravose rispetto all'affido classico. È stato sottolineato in particolare per la maggiore difficoltà di raccordo, di coordinamento tra servizi sociali e comunità d'accoglienza. E non avrei modo di soffermarmi, diciamo, sulle difficoltà dell'attuazione di questo istituto e su questo punto, e più in generale sulla necessità di rilanciare la cultura dell'affido e soprattutto di queste formule più leggere. Sarà molto interessante conoscere il punto di vista dei relatori che interverranno nell'apposito focus. Nella ricerca, vi dicevo, abbiamo però fatto rientrare in questa categoria anche, parlando di affido leggero, anche in quei progetti non strettamente inquadrabili nel contesto dell'affido familiare in senso stretto, progetti che potremmo definire di affiancamento familiare. E questa definizione di affido light, affido leggero, potrebbe sicuramente forse creare della confusione rispetto a quanto detto, ma d'altronde c'è un po' di confusione anche nelle stesse amministrazioni, che si pongono in alcuni casi, come ci è stato riferito, proprio il problema, si stanno interrogando su come inquadrare questi interventi. In questo caso potremmo quindi parlare di pratiche di prossimità, pratiche di vicinanza solidale, molto utili per sostenere i ragazzi, soprattutto nella transizione alla maggiore età. Questi progetti prevedono l'affiancamento di famiglie variamente definite, di appoggio, sostegno, satellite. Si tratta di percorsi che non necessariamente passano per l'accoglienza in casa, tuttavia evocano una certa dimensione di familiarità. Anche su questo potremo avere maggiore indicazione grazie agli interventi che seguiranno. Rispetto a questa sezione mi limito a dire che queste formule sostanzialmente appaiono sovrapponibili a percorsi di mentoring e hanno la potenzialità anche in questo caso di far avvicinare i cittadini a forme come un po' più, diciamo, onerose, come quello appunto dell'affido familiare o anche l'accoglienza a famiglia per il caso dei neomaggiorenni magari, ma anche la tutela volontaria stessa. Nel corso della ricerca si è anche potuto considerare un altro insieme di azioni, ispirato, diciamo, a quello che potremmo definire il mentoring interculturale sociale, quindi dove il fulcro è la costruzione di rapporti e legami interculturali più che un trasferimento, no, di nozioni, di competenze, eccetera, come ad esempio nel caso del mentoring interculturale o professionale orientato, pur sempre importante. E dunque questo filone che si appunto focalizza su questo target dei minori e soprattutto dei neomaggiorenni punta
in maniera più incisiva a sostenere i ragazzi nei loro percorsi di autonomia, nei loro percorsi di inclusione sociale, in questa delicata fase che è la transizione all'età adulta e come sappiamo prevedono proprio purtroppo un decadimento di molte delle tutele, inclusa la tutela volontaria stessa. E quest'area di iniziative sembra un po' emergere come una caratteristica peculiare del panorama italiano e verosimilmente per impulso della legge Zampa, che comunque sappiamo anche ha introdotto l'istituto della tutela volontaria. E del resto queste iniziative effettivamente, come ho accennato, ruotano un po' diciamo attorno a questo istituto. I relatori che seguiranno avranno modo di entrare più nel merito rispetto a queste forme di tutela, però vorrei spendere due parole su diciamo, alcune diciamo, funzioni, alcune tipologie di queste forme di affiancamento e supporto, in particolare il loro posizionamento appunto rispetto alla tutela volontaria. In alcuni casi queste forme si pongono in prosecuzione diretta rispetto alla tutela volontaria, in particolare quando un tutore volontario formato, decaduto dal suo incarico, quindi una volta che il suo tutelato è divenuto maggiorenne, continua a supportare nel suo percorso di inserimento il suo ex tutelato. Nel caso in cui il tutore intenda chiaramente assumersi questo impegno, stante la manifesta volontà del suo ex tutelato, e quindi si è interessato ad assumere un impegno, ricordiamo che non comporta una rappresentanza legale, ebbene quando questo tutore venga riconosciuto dal Tribunale per i minorenni all'interno del decreto di proseguo amministrativo del proprio ex tutelato, ebbene si parla di tutela sociale in senso stretto, come promosso dall'iniziativa Nevralone, di cui avremo modo di approfondire appunto successivamente. Ma può anche accadere che un tutore continui a seguire il proprio tutelato senza un riconoscimento formale da parte di un tutore, o comunque in alcuni casi queste forme possono anche assumere una funzione sostitutiva rispetto alla tutela volontaria, laddove ad esempio un cittadino formatosi come tutore ma non nominato, o ad esempio un cittadino formatosi come mentore o sensibilizzato alla tutela volontaria, alla tutela sociale, sia disponibile ad affiancare un neo maggiorenne che non ha avuto un tutore volontario o vuole essere affiancato da anche da un'altra persona, o si è disposto anche ad affiancare un MISNA, un minore, che non ha avuto un tutore volontario. In questo ultimo caso queste forme, potremmo dire, si pongono in una funzione un po' esplorativa rispetto alla tutela volontaria, e il mentore potrebbe infatti essere in qualche modo interessato a divenire successivamente tutore volontario, ma non è sempre detto, quindi potrebbe anche non fare da prevista questa esperienza, diciamo, alla tutela, all'assunzione di una tutela volontaria, ma rimanere una forma alternativa a sé stante, che seppur leggera, tra virgolette, in quanto no, meno onerosa in termini di rappresentanza legale, appare comunque altrettanto significativa. Per concludere, queste forme che abbiamo appunto passato in rassegna molto rapidamente di tutela affido, genericamente definite leggere, rappresentano delle forme meno onerose in termini di impegno e responsabilità rispetto agli istituti dell'affido e della tutela volontaria, ma possono contribuire senz'altro a promuovere questi due istituti, oltre che a fornire un supporto nei percorsi di autonomia e di auto-inclusione dei giovani migranti, soprattutto nel passaggio alla maggiore età. Sembrano anche, a nostro modo di vedere, favorire una maggiore simmetria relazionale, una maggiore reciprocità, uno spazio relazionale
diremmo più fluido, dove i confini tendono a sfumare. E si pensa ad esempio al caso dell'affido potenziato, in cui gli affidatari sono essi stessi ex minori stranieri non accompagnati, o comunque c'è un maggiore protagonismo del giovane migrante che, come abbiamo visto, nei casi di affido leggero possono scegliere delle modalità di relazione più adatte a quelli che sono le proprie disponibilità di tempo, bisogni, aspettative e sottolineare anche desideri, e questo anche chiaramente nei rapporti di mentoring. E abbiamo detto come inoltre nel caso della tutela sociale, ad esempio, il ragazzo debba manifestatamente esprimere la volontà di avere un tutore sociale. Quindi, oltre a questo, volevo anche ricordare come queste forme di prossimità, queste pratiche di prossimità di cui si è parlato anche questa mattina, rappresentano degli interventi dalla forte valenza sociale ma anche politica, che chiamano in causa dei cittadini, diciamo che seppur non professionisti sono chiamati ad essere comunque competenti e dunque debbono essere in qualche modo debitamente selezionati, formati e monitorati. E sicuramente permangono delle criticità, soprattutto rispetto alla diffusione, alla sostenibilità e alla compiuta strutturazione e all'inquadramento di queste pratiche sul territorio nazionale, perché, come spesso accade, si tratta di progetti, per così dire, estemporanei, sperimentali, no? Di breve durata, legati alla sensibilità, alle competenze, alle risorse di singole amministrazioni e di singoli enti attuatori. Un'ultima considerazione: dalla ricerca emerge in modo abbastanza evidente come queste forme di inclusione abbiano sicuramente avuto uno slancio grazie proprio alla legge Zampa. Questa legge si conferma essere proprio uno strumento normativo importante, non solo per raccogliere e rilanciare delle buone prassi già esistenti, ricordiamo, prima dell'attuazione della legge stessa, come ad esempio appunto nel caso della tutela volontaria e dell'affido familiare, ma anche che sia in grado di incoraggiare nuovi spazi di azione e riflessione che interrogano i diversi attori della presa in carico sulla necessità di promuovere tipologie di accoglienza, inclusione e tutela diversificate più a misura di minori stranieri non accompagnati e non maggiorenni. Quindi si diceva questa mattina della necessità di lavorare con la comunità, quindi coinvolgere le comunità, uscire anche da questa prospettiva di dare semplicemente risposta a dei bisogni primari. È necessario appunto promuovere l'ascolto e la partecipazione di questi ragazzi anche proprio rispetto a queste nuove forme che appunto sono anche inquadrabili a volte proprio come forme nuove e autonome e sono, come abbiamo visto, anche potenzialmente capaci di rilanciare istituti a volte spesso di difficile attuazione. E quindi, anche cogliendo quello lo stimolo che arrivava dalla senatrice Zampa, quindi bisogna anche trovare modi un po' per rinforzare vicendevolmente queste due importanti diverse tipologie di azione. Grazie. Io non sento. Luis, scusa, no, il microfono. Ok. Computer, penso. Mi sentite adesso? Sì, grazie. Allora, dicevo che grazie per questo intervento, per l'impossibilità di riassumere tanta ricchezza di questa ricerca, che secondo me dimostra l'importanza di avere un osservatorio che prende in considerazione esperienze che nascono e che sono molto rilevanti, però che hanno bisogno anche di una riflessione. E credo che nelle parole anche dell'autoressa Carbone viene fuori un qualcosa sul quale dobbiamo riflettere. Queste esperienze non nascono per caso, nascono perché rispondenti a un bisogno. Credo che, se mi posso permettere, il bisogno da una parte ha
risponde alle aspettative dei minori non accompagnati che abbiamo tutelato, dove molto spesso c'è una famiglia anche lontana, fuori magari del nostro contesto nazionale, ma che ha una sua importanza, hanno un'età anche con una capacità anche di agency molto importante, per cui le formule di tutela e di accompagnamento sicuramente sono necessariamente diverse rispetto a altre persone di minore età che noi siamo abituati a tutelare. E anche nell'esperienza di accompagnamento questo fa sì che si aprano un ventaglio di possibilità. Poi con modalità, con nomi che sono molto diversi fra di loro, lamento, come ha sottolineato anche la dottoressa, che spesso sono esperienze che nascono per piccoli finanziamenti, piccole esperienze progettuali, ma che sono chiamate sicuramente una riflessione che permetta di renderle più organiche e che in qualche modo servono anche per aprire un orizzonte di accoglienza in cui c'è una maggiore collaborazione sull'accoglienza residenziale e altre modalità di accoglienza diffusa. E forse questo è uno degli stimoli che possiamo riportare subito alla prossima esperta che ci darà la sua impressione, come la dottoressa Liviana Marelli, coordinatrice dell'area accoglienza, relazione familiare e diritto al futuro bambini, adolescenti, giovani del coordinamento nazionale di accoglienza, un po' lungo questo titolo, me lo presenta, sì. E che è una federazione adolescono 260 organismi, che quindi molto autorevole per fare una, credo, no, anche una lettura di questa necessità sempre di maggiore creatività e sinergia sull'integrazione e sull'animazione di tutte le capacità della comunità nell'accoglienza. Quindi a lei la parola, ringraziandola sempre per la sua disponibilità. No, grazie mille, grazie a voi invece per l'invito e per questa importante occasione che parte appunto dal provare a rendere esigibili i diritti in un momento storico pesante. Credo che l'onorevole Zampa, insomma, il suo intervento introduttivo ha, immagino, preoccupato tutti. Vedo però che gli interventi che mi hanno preceduto e immagino anche quelli che seguiranno vanno proprio a individuare come invece dobbiamo, come società adulta e non solo come organizzazione, io appunto rappresento il CNCA, garantire, cioè individuare strade di garanzia di sostenibilità e di garanzia dei diritti per i minorenni migranti soli presenti in Italia. Io proverò appunto a dirvi e anche a trarre qualche riflessione a partire proprio dall'esperienza del CNCA, Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti, che appunto ha visto in questi anni l'attivazione di progetti Terreferme e OANA, sostenuto il primo da UNICEF, il secondo era un FAMI, quindi sostenuto da fondi pubblici, che è andato proprio a sostenere percorsi di affido familiare e diverse forme di affido familiare residenziale diurni a favore di minorenni migranti soli. Parto da questo riprendendo anche due, ho letto il report in preparazione anche dell'incontro di oggi e mi sono appuntata due elementi, due riflessioni che il report riportava. Da un lato si diceva giustamente l'affidamento di un minore straniero non accompagnato è complesso, e poi c'era tutta un'analisi evidentemente che salto, e dall'altra, e quindi è dentro questa non contraddizione, questa doppia riflessione che colloco il contributo che proverò a darvi, quindi è complesso, ma si diceva anche al netto delle criticità l'affido familiare può rappresentare un intervento utile anche per il minorenne straniero non accompagnato. Ecco, allora la nostra esperienza ci dice che è proprio così, che è possibile. Io poi proverò a dirvi quali sono, dalla nostra riflessione, un po' i punti che abbiamo, come dire, provato a costruire, ma anche restituito all'interno di Terreferme e di OANA, come processi, come sequenze, come possibili attivazione anche di strumenti e di metodologia. Però diciamo che è possibile, cioè attualmente i ragazzi accompagnati e accolti col progetto Terreferme e OANA ammontano a circa 100 persone, alcuni dei quali maggiorenni, che continuano a mantenere relazioni con la famiglia affidataria. Allora, è proprio a partire da questo, e quindi del è possibile,
è possibile, sicuramente è complesso, però è possibile, che la prima riflessione che propongo e che sta nella dimensione, nella cornice della sostenibilità del rendere esigibili i diritti, è che noi a questo punto parliamo preferibilmente di garantire il diritto alle relazioni familiari per i minorenni migranti soli presenti in Italia. Un po' come dire che questa formulazione, che può sembrare anche un po' così, poco comprensibile, allarga proprio il pensiero e l'orizzonte a partire dal diritto alla famiglia per ogni minorenne, PRC e anche le norme italiane, ma abbiamo forse imparato, e qui si collocano anche i ragionamenti che si facevano prima, l'affido residenziale diurno, di fine settimana, la prossimità familiare, la vicinanza. Allora, preferiamo in questo momento, e forse questo potremmo estenderlo anche ai ragazzi, ai soggetti di minore età italiani, che noi quello che dobbiamo provare a garantire è il diritto alle relazioni familiari, dentro cui ci sta il diritto alla famiglia, ma lo allarga, amplia lo sguardo, ci mette nella condizione di avere come obiettivo quello di garantire relazioni familiari stabili e durature, a favore in questo caso, visto il tema dei minorenni migranti soli, dentro cui ci sta anche l'affido familiare, ma non è l'unica strada, quello residenziale, quello diurno, è una forma di garanzia più strutturata forse, ma non lo so, di garantire il diritto alle relazioni familiari. Ma ciò che noi dobbiamo forse assumere come società adulta è proprio questo, è proprio questa cornice. Garantire il diritto alle relazioni familiari significa valorizzare tutte le opportunità che una comunità locale, un territorio può mettere a disposizione, certo sollecitandole e quant'altro, perché l'obiettivo è quello di garantire e di costruire e di garantire insomma al minorenne migrante solo la possibilità insomma di mantenere nel tempo relazioni durature attraverso appunto una stabilità relazionale con adulti competenti della comunità locale, del territorio in cui il ragazzo si trova. Per che cosa? Per accompagnarlo, noi diciamo, verso la cittadinanza piena. E dentro ci sta l'autonomia, ci sta la capacità di esprimere una cittadinanza, di essere, come dire, soggetto a pari titolo, a pari dignità degli altri cittadini. Allora, in questo caso, se assumiamo come cornice il diritto alle relazioni familiari, è un po' come dire che l'affido è una parte di questo, non è esclusivo, ma il vostro report lo riporta in maniera molto, molto precisa e molto approfondita, e mi trovo assolutamente d'accordo con quello che veniva detto prima, rispetto anche a tutte le esperienze di tutela sociale, mentoring, e quindi proprio di impegno ad attivare a livello della comunità locale tutto ciò che in qualche modo ci permette di garantire quel diritto lì, di garantirlo a favore di tutti i minorenni soli presenti in Italia e ovviamente dei neomaggiorenni, anche attraverso forme di accompagnamento, quindi non necessariamente l'accoglienza in casa, né residenziale né diurna, ma attraverso anche l'accompagnamento ai ragazzi e alle ragazze che sono ancora in comunità. Noi sappiamo che sono o nel SAI minori o sono nelle comunità educative. Lo diceva prima l'onorevole Zampa, dico, rispetto al sistema di accoglienza potremmo anche qui utilizzare un altro seminario per approfondire, ma insomma è chiaro che in questo momento, anche per il pesante clima che stiamo vivendo rispetto alla negazione in fondo di questi diritti, il passaggio dalla prima alla seconda accoglienza, il pensare a qualcosa di appropriato, non è esattamente nelle corde dell'attuale compagine politica. Però appunto, dico, sono anche contenta che oggi riusciamo anche a riparlare di questo. Quindi il pensare appunto alla garanzia del diritto alle relazioni familiari ci mette nella condizione di ampliare lo sguardo, di valorizzare l'affido familiare, ma di non escludere altre forme di accompagnamento, perché l'obiettivo è quello ed è una scelta
lungimirante, è una scelta che accompagna il futuro, è una scelta che come dire, interessa e sicuramente sostiene il singolo ragazzo e la singola ragazza, ma è anche una scelta di coesione sociale, oltre che di espressione di solidarietà. Infrastrutturare i territori con forme di presenza solidale, di accompagnamento all'autonomia, di relazioni, solidali, non è soltanto una risposta a situazioni e a percorsi individuali, ma è indubbiamente un altro modo di stare e di vivere nei nostri contesti abituali. Quali sono, davvero per titoli, perché mi rendo conto che sono già le 4:20 e non vorrei rubare troppo tempo a chi seguirà. Quali sono, però, detto questo, e quindi a partire proprio dall'esperienza che Terreferme o Ana, le quasi 100 situazioni e persone che abbiamo accompagnato, ci dice perché sia i progetti di affido familiare di qualunque forma, sia l'attenzione alla prossimità familiare, all'accompagnamento leggero, è bene in qualche modo tenere presente, proprio per fare anche tesoro delle esperienze che ciascuno di noi ha fatto e provare a renderle anche dialettica, provare a ragionare se quanto l'esperienza che il CNC ha fatto può essere utile anche all'avvio di altre esperienze, fermo restando appunto che si può fare, ecco perché è stato fatto. Vado davvero per titolo. Indubbiamente il punto di partenza è l'ascolto del punto di vista del ragazzo, e nei percorsi che abbiamo fatto, grazie anche proprio alla disponibilità di UNICEF, ma anche del FAMI, abbiamo anche provato a rivedere gli strumenti, la cartella sociale, com'è possibile aiutare anche gli operatori come dire, approcciano questo tema e credono nel diritto alle relazioni familiari, com'è possibile individuare anche processi che rendano evidente e affinché appunto l'ascolto del punto di vista del ragazzo non diventi semplicemente un assunto poco praticabile. L'altra questione che mi sembra necessario riportare è che, lo sappiamo tutti, ma mi sembra utile ripeterlo, l'affido, ma anche i percorsi di prossimità familiare, sono indubbiamente scelte corali, non sono mai scelte individuali di un singolo, che sia esso cittadino, che sia organizzazione o altro. Ed è proprio, e forse è questo, diciamo, il valore aggiunto dell'affido e dei percorsi di prossimità familiari, perché solo attraverso la valorizzazione delle complementarietà e della cura dei processi noi riusciamo davvero a raggiungere l'obiettivo, che è quello appunto del garantire il diritto alle relazioni familiari. Allora è evidente che quando parlo di scelta corale abbiamo diversi soggetti che dobbiamo, come dire, di cui dobbiamo preoccuparci, perché la rete e la complementarietà sia elemento quotidiano, sia elemento costruito e accompagnato. Parlo di scelta corale perché coinvolge la famiglia fidataria o la famiglia di prossimità, la società civile, dove andiamo a pescare le disponibilità? Nella società civile, nei territori, quindi che cura abbiamo dei luoghi abituali di vita perché si pongano in un'ottica e in un'attenzione di accoglienza e di apertura. Coinvolgere la responsabilità pubblica, l'abbiamo detto, l'ente locale, quindi come è in grado oggi l'ente locale, che tipo di organici ha, quali carenze o opportunità può individuare, come possiamo rinforzarlo, diceva prima Stefano, l'ente locale è uno snodo assolutamente importante, il tutore volontario, i servizi specialistici, non ne abbiamo parlato, ma so che è un'attenzione attenta, dico come abbiamo cura a volte di situazioni che hanno una necessità anche di attenzione dal punto di vista della salute psicologica, e quindi come la mettiamo, come coinvolgiamo i servizi specialistici in questo processo, come coinvolgiamo le comunità di accoglienza, le organizzazioni del terzo settore, come ci mettiamo in rete nella offerta di luoghi in cui le famiglie prossime o affidatarie
possano individuare un luogo di condivisione e di confronto. Ci vuole tutto un villaggio, si dice, ed è proprio vero, cioè l'affido e la prossimità familiare o è così o non si può fare. Sulle comunità, anche qui davvero brevemente, è evidente che dobbiamo uscire un po' tutti dalla nostra comfort zone. I servizi sociali, la dico malissimo, ma per ragioni solo di tempo, a volte scelgono la comunità o mettono in comunità perché è più facile, ammesso che ci siano le comunità tra un po', ma insomma questo è un altro ragionamento. Costruire affido familiare, accompagnare percorsi di affido familiare o di prossimità familiare comporta un po' tutto quello che ho provato a dire e che brevemente vado davvero verso la chiusura, proverò a ricordare. Allora, uscire dalla nostra comfort zone significa davvero concretamente mettere al centro il diritto del soggetto di minore età e lavorare. Noi abbiamo lavorato moltissimo con le comunità di accoglienza per riuscire a far comprendere che l'affido, la prossimità familiare non è contro, è una complementarietà e quindi occorre davvero tenere nella testa che sia rispetto ai servizi sociali, perché l'affido chiede di più anche ai professionisti dell'ente pubblico, chiede di più. Non è mai una delega a un'istituzione che in qualche modo accompagna. Allora, quando parlavo appunto di scelta corale dei diversi soggetti, è un po' come se dovessimo avere in mente che ciascuno di loro ha bisogno di una cura particolare perché il progetto di coralità davvero possa raggiungere l'obiettivo. Sicuramente l'altro tema è la cura dell'offerta dei processi formativi e professionali e promozionali. Dobbiamo sapere che cosa dire. Dobbiamo, come dire, avere in mente che non è sicuramente il pietismo o altre forme, ma è il far nascere o il andare a intercettare una intenzionalità positiva di sostegno ai diritti, ma anche di attenzione al proprio luogo di vita. Se noi costruiamo processi di coesione sociale, anche le nostre comunità sono in qualche modo più sicure, sempre tra virgolette. Quindi come accompagniamo le famiglie e le persone a una scelta di questa natura, che sia essa affido piuttosto che prossimità. Un altro elemento che abbiamo davvero accompagnato, cioè che è emerso nel tempo, non era presente all'inizio, il rapporto con le famiglie d'origine dei ragazzi. Non l'avevamo immaginato. Quando abbiamo avviato alla fine del 2018 il progetto Terreferme, quello che appunto stiamo condividendo tuttora con UNICEF, non l'avevamo immaginato. Abbiamo poi invece imparato e capito che questo è un tema che le famiglie affidatarie a qualunque titolo di prossimità devono in qualche modo avere nella mente, avere in testa e sapersi attrezzare per accompagnare il ragazzo anche in questa fase o per essere loro capaci. Quindi quando parlavo di formazione appropriata intendo anche far tesoro di ciò che le esperienze concrete ci dicono affinché questo incrementi e favorisca una sempre maggiore capacità di far fronte e di essere propositivi e positivi anche nell'espressione del proprio operare. Indubbiamente la cura dei processi, ci sono oggi, come dire, degli snodi che vanno curati verso la fine. Sì, ho finito. Due cose solo. Quindi la cura dei processi, dobbiamo accelerare alcuni tempi rispetto alla definizione anche del percorso. Due cose ultime, garantire un sistema di accompagnamento, cioè non è sufficiente individuare la famiglia affidataria e poi in qualche modo pensare che se la cavi da sola, quindi il sistema di accompagnamento è l'esempio fondamentale di una virtuosa sussidiarietà tra responsabilità pubblica e funzione pubblica delle organizzazioni del terzo settore, che appunto sono coloro che a livello territoriale poi possono tessere relazioni e implementare. E indubbiamente, davvero chiudo, riprendere una funzione sensata, seria, di advocacy. Cioè, oggi noi dobbiamo davvero politicamente invertire la narrazione oggi sulla migrazione, quindi ripartire dalla centralità dei diritti. Grazie. Grazie a lei. Veramente molto ricco questo intervento, anche di alcune parole che ci rimarranno. Sottolineo questa cittadinanza piena come desiderio profondo,
l'ascolto del ragazzo è sempre importante, però anche queste scelte corali che coinvolgono più persone. E mi scuso perché il tempo è sempre meno di quanto noi vorremmo e dobbiamo dare subito la parola al seguente blocco in cui ci saranno due interventi, prego anche di aggiustarsi fra di loro rispetto alla... Io non sento più. No, Marina Miltaghi e Giorgia Ierace di CIDAS, che come sappiamo insomma è una cooperativa sociale che però collabora strettamente col Comune di Bologna in questo insomma disegno di governance pubblico-privata dei processi di inclusione e di accoglienza. Così insomma ci vediamo i tempi, poi Luis per il scansio tornerà fra di noi. Prego. Grazie, grazie mille. Innanzitutto sono tutti sporati, tipo Costella che deve intervenire dopo, ha dei problemi insomma di tempo, cercate di rispettare magari 10 minuti. Andremo velocissime, grazie. Promettiamo, grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito, questa per noi è una preziosa occasione per ragionare sul tema più generale relativo ai processi di inclusione, grazie soprattutto ai differenti punti di vista e contributi portati da tutti i relatori oggi presenti. Gli spunti di riflessione sono moltissimi, sicuramente dal punto di vista di CIDAS, in quanto ente attuatore del progetto SAI dedicato all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati sul territorio della città metropolitana di Bologna. Il tema sicuramente della complementarietà fra differenti forme di finanziamento, siano esse provenienti dal Ministero dell'Interno, quindi SAI e FAMI, o dalla Commissione Europea, è sicuramente di vitale importanza. Grazie infatti a questo intreccio virtuoso tra progetti si sono sviluppate sul territorio di Bologna importanti sinergie tra istituzioni e enti del terzo settore, cosa che poi si è tradotta in concreto nella realizzazione di interventi più rispondenti anche in termini di tempistiche ai bisogni e alle necessità emerse e rilevate. Un esempio fra tutti infatti è proprio la complementarietà instaurata tra il progetto VESTA finanziato dal fondo SAI e il progetto FASTER che invece è stato finanziato a valere sul fondo FAMI. Progetto appunto che citavano prima anche la nostra collega di ASP Città di Bologna Paola Cavalleri e le nostre colleghe invece del Comune di Ravenna. FASTER ha proposto un dispositivo che è in grado di implementare l'utilizzo dell'affido familiare proprio in coerenza con quanto previsto dalla legge 47 del 2017 e chiaramente in coerenza anche con la normativa regionale vigente. Infatti in collaborazione con ASP Città di Bologna e con tutti i partner e spin-off di progetto FASTER ha portato a compimento la costruzione di linee guida sull'affido e ha contribuito attraverso il tavolo di esperti vicinanza solidale alla valorizzazione di un lavoro di armonizzazione regionale sulla pratica dell'affido attraverso quindi il tentativo ecco di consolidamento delle procedure, delle pratiche e degli strumenti che sono messi a disposizione, messi a punto con il progetto stesso. Ovviamente oltre alla parte dell'affido che io qui vi ho soltanto cercato di anticipare ma che poi vi magari descriverà più nel dettaglio Marina, la mia collega, CIDAS sempre nell'ambito del progetto VESTA ed in stretto raccordo con ASP Città di Bologna prevede la partecipazione da parte dei cittadini ai percorsi di accoglienza in famiglia attraverso un modello che possa essere che possa diciamo così rappresentare per i nostri ragazzi un'opportunità reale di acquisizione di strumenti necessari oltre che importantissimi nell'ottica appunto del raggiungimento dell'autonomia sia in termini economici e lavorativi che sociali e culturali.
La sfida ovviamente è definire con tempismo in maniera partecipata e anche co-costruendole quelle che sono le azioni necessarie per incidere sulla capacità dei nostri giovani migranti di orientarsi in modo efficace nella definizione di quello che poi sarà la loro vita, il loro percorso dopo l'accoglienza, cercando quindi così di andare un po' a mitigare quello che sempre più si definisce come spaesamento, ecco, e quel rischio di frustrazione che li costringe, ecco, diciamo così, poi a prendere in alcuni casi decisioni che non sono in loro favore, che quindi non vanno verso una direzione di un, diciamo così, rinnovato protagonismo e riconoscimento delle loro capacità e delle loro risorse individuali. L'ultimo fra i dispositivi messi a disposizione da Vesta è l'affiancamento dei minori, nuclei monogenitoriali, scusate, accolti in comunità. È una forma, questa, effettivamente leggera di prossimità, quindi senza le virgolette che ci dicevamo prima, il cui obiettivo principale appunto è quello di potenziare e affinare la rete sociale informale attorno ai nostri beneficiari. Termino qui perché so che il tempo è veramente pochissimo, quindi lascio la parola alla mia collega Marina Misaghi-Nejad, che si occupa del progetto Vesta da quando nacque, quindi tra il 2015 e il 2016, e che vi restituirà una fotografia più dettagliata delle forme che vi ho citato. Buonasera a tutte e a tutti, io mi unisco ai ringraziamenti per questa giornata di confronto e anche per questa ricerca molto importante, ecco, che parla di comunità, di connessioni. Io mi scuserò perché ho un abbassamento di voce abbastanza importante e, come diceva la collega prima, noi ci occupiamo da anni in realtà di percorsi diversi. La scelta di offrire alla cittadinanza percorsi diversi è nata principalmente dalla possibilità di includere tutti e di dare a tutti e tutte la possibilità di partecipare in prima persona ed entrare in contatto con un mondo con il quale difficilmente si entra in contatto nel quotidiano, che è proprio il mondo dell'accoglienza. I percorsi variano in base al tempo, appunto, alla disponibilità che si decide di mettere a disposizione. Non entro tanto nel merito del dispositivo dell'affido familiare, perché l'abbiamo approfondito molto nella giornata di oggi. Quello che descrivo brevemente magari è il percorso di affiancamento familiare, che appunto, pur non prevedendo un'accoglienza diretta, quindi presso la propria abitazione, di fatto prevede un accompagnamento, se vogliamo, sociale, di orientamento alla città, che fa sì che il ragazzo o la ragazza rimanga di fatto accolto all'interno della comunità, della struttura di accoglienza, ma che poi abbia la possibilità, insieme a questo cittadino affiancante, di fare tutta una serie di attività che possono essere appunto le più disparate, che da un certo punto di vista all'inizio della progettualità andiamo un po' a delineare per dare appunto una cornice, ma al tempo stesso cerchiamo di lasciare molta spontaneità a quelle che possono essere le azioni da mettere in campo, proprio perché è quello che poi, insomma, se ne è discusso anche nella giornata odierna. Quello che noi cerchiamo di fare è creare non tanto appunto degli accompagnamenti, se vogliamo, burocratici, legali, molto inseriti all'interno di una cornice molto formale, quanto di andare a creare dei rapporti di affettivi, emotivi, che possano poi di fatto fare la differenza, ecco, sul lungo termine. Fanno la differenza, e mi prendo 20 secondi per dirlo, ed è anche, insomma, il motivo per cui promuoviamo queste forme di prossimità solidale, perché
diciamo che la creazione di reti solidale, la creazione di una comunità che diventa il soggetto protagonista di un cambiamento, mette un cambiamento, fa sì che ci sia questo cambiamento non solo per l'individualità e quindi per il ragazzo affiancato, ma è un cambiamento sociale anche più macro, se vogliamo. Perché l'affiancante è senz'altro un individuo singolo, ma spesso e volentieri, ed è questo anche l'esito che ci auspichiamo come progettualità, è quello anche del coinvolgimento della propria rete solidale. Quindi un po' a macchia d'olio si crea da un mini nucleo di cittadino affiancante, ragazzo affiancante, affiancato una comunità, una comunità consapevole, una comunità attenta e impegnata, ed è proprio da questa tessitura, se vogliamo, dalla creazione di queste nuove interazioni che il ragazzo o la ragazza coinvolta ha la possibilità di interagire in modo inedito con una comunità, una comunità con la quale sta entrando in contatto, una comunità nuova, perché comunque parliamo di ragazzi che magari non sono sul territorio da molto tempo, e quindi inizia a conoscere la città che abita e farsi anche lui o lei appunto soggetto attivo. Tutti i cittadini che incontriamo sul nostro cammino sono cittadini che accompagniamo fin dall'inizio, quindi sia in una fase di conoscenza del progetto, sia in una fase di formazione vera e propria che vede il coinvolgimento di operatori legali, antropologi, insomma, che imbastiscono in un qualche modo una consapevolezza per poter affrontare al meglio i percorsi, ma poi c'è tutto un accompagnamento anche in itinere rispetto a tutta la progettualità, quindi chi ha bisogno sa di poter contare su uno staff, su un team insomma, abbastanza corposo. Un tema che è venuto fuori, con questo concludo, per noi è fondamentale, oltre all'accompagnamento preliminare e all'accompagnamento in itinere, anche il monitoraggio di questi percorsi sul lungo termine. Quindi nel momento in cui arriva questo fatidico momento del compimento della maggiore età, avvengono le dimissioni dalla struttura e i ragazzi sono chiamati a uscire in autonomia dai progetti, l'affiancante rimane come figura di riferimento, quindi per noi è importante andare a, uso questa parola molto brutta, a misurare quelli che sono gli esiti positivi di questa vicinanza. Quindi per noi il monitoraggio sul post progetti è senz'altro qualcosa di fondamentale, ecco. Con questo punto vi ringrazio. Grazie per questo intervento, anche per, secondo me, queste anche vocalate l'aria di spontaneità, di deburocratizzazione, però nel contempo di accompagnamento e di strutturazione di questi percorsi, perché ne hanno bisogno della selezione, della formazione e dell'accompagnamento delle famiglie, che sono molto importanti, anche modalità di monitoraggio, no? Che sicuramente sono elementi fondamentali. Grazie, mi scuso di nuovo per la mancanza di tempo, mi scuso anche perché ho qualche problema con internet, spero che regga adesso. Non fosse così, mi affido a Sebastiano Ceschi, possa continuare nel mio ruolo, e do subito la parola a Pippo Costella, e questo blocco in cui parleremo di tutela leggera e di mentoring e insieme oltre la tutela. Penso che Pippo Costella lo conosciamo tutti, è direttore di Defence for Children International Italia, con alle spalle una lunga esperienza internazionale anche in altre organizzazioni, sempre dedicate all'adolescenza, alle agenzie internazionali e alle istituzioni. Quindi do la parola subito, scusandomi anche perché so che ha dei tempi stretti, e quindi a lei la parola. Bene, grazie. Cioè, ho il privilegio di intervenire alla fine, diciamo, e nello stesso tempo anche sono costretto, diciamo, a sintetizzare alcune cose che volevo dire. Però, ecco, intanto ringrazio per questo lavoro che è stato fatto dal CESPI, che va in qualche modo a complementare una serie di altri strumenti che ci sono già, perché, diciamo, l'impressione, anche da quello che diceva la senatrice Zampa, è che a volte
non si mettano a frutto le conoscenze che si hanno. Noi, per esempio, abbiamo un progetto di mentoring da quasi 4 anni, 5 anni, abbiamo teorizzato, l'abbiamo, come dire, modellizzato, sempre pensando a modelli aperti, però sarebbe assolutamente replicabile. Così penso che ci siano tante altre organizzazioni. Tante cose ci sono già e a volte, e forse è una questione di volontà, no? Non volontà non solo delle istituzioni, di volontà anche delle organizzazioni, delle agenzie, ad ascoltare, a mettersi in rete, a costruire, cioè a utilizzare quello che c'è già. Lo stesso CESPI, l'Osservatorio Minori, con CESPI abbiamo realizzato un'osservazione sull'applicazione della 47 che è molto significativa, è sistematizzata e sistematica in qualche modo. Quindi sarebbe possibile per qualsiasi amministratore, ma così anche per chi governa una comunità, comprendere, no, alcuni dei problemi e utilizzare le analisi che sono già state fatte come base di azione. C'è un po' a volte questa tendenza che rischia di essere poi soporifera, no, rispetto alle cose, per cui le cose ci sono, si potrebbero applicare ma non si applicano, e a volte questa latenza, diciamo, lascia spazio a tanti discorsi che si ripetono in qualche modo. Quindi credo che questo lavoro fatto dal CESPI sulle cosiddette tutele leggere, che poi naturalmente leggere non sono, no? Quindi in qualche modo sia un complemento ulteriore a materiali che esistono già. La senatrice Zampa si riferiva alla formazione, è uscita la settimana scorsa un manuale che abbiamo curato per l'Agenzia dell'Unione Europea sui diritti fondamentali, che declina in modo preciso e abbastanza significativo quale deve essere la formazione per i tutori, no? Ora, noi in Italia abbiamo una legge buona, pionieristica, ma in realtà questa cosa viene applicata male anche per una disattenzione, direi trasversale, non solo delle istituzioni. Vi invito ad andare a dare un'occhiata a questo manuale che abbiamo curato per l'Agenzia dell'Unione Europea, perché in realtà nasce dalla 47. No, nasce dalla nostra esperienza sulla 47, per cui anche sulla formazione sarebbe possibile subito fare molto di più. Vengo alla questione delle tutele cosiddette leggere, diciamo, facendo proprio dei flash. Noi, dicevo, abbiamo un'esperienza su questa questione, ce ne sono altre, abbiamo derivato una serie di punti, diciamo, importanti, avendo visto come questo mentoring, noi lo chiamiamo mentoring, sia importante per i ragazzi, ma importante anche per i cittadini, no? E la prima cosa è, noi operiamo in un quadro che è quello fornito dai diritti umani. Diritti umani che vuol dire i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come la convenzione, ma anche l'altra serie di principi e di norme che vanno applicate. Non mi riferisco a un'applicazione semplicemente giuridica, no? O tendente a evidenziare la violazione, ma un'applicazione dei diritti umani piena, no? Che è transdisciplinare, che è transculturale di per sé. E questo è il tipo di approccio che utilizziamo sul mentoring. Per noi occuparci di ragazzi che arrivano al 18° anno di età e si sentono e si vedono negati, diciamo, dei diritti fondamentali, non può che richiamare il cittadino, le istituzioni, una questione che può essere riferita ai diritti di quella persona, no? Così come pensiamo ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dobbiamo pensare ai diritti anche delle persone diciottenne. Quindi anche questo è un quadro già predisposto, ma quanto siamo disposti a utilizzarlo, no? Oltre alla nostra 47, che in qualche modo sintetizza una serie di principi, anche se non li esplicita. La questione della relazione tra cittadino e ragazzo, questa è l'altra dimensione, è una dimensione di carattere etico ma anche politico. Questa relazione mette un cittadino in contatto con una divergenza fortissima che esiste tra quello che prevede la legge e quello che è applicato nella realtà dei fatti, no? E quindi richiama, diciamo, non solo una questione di carattere così di esotismo, no? O di volontà di relazione, che ha anche dei risvolti assolutamente positivi, ma richiama, diciamo, a una dimensione di analisi della realtà.
e anche di terzietà non è solamente la relazione. Il nostro tutore volontario è un tutore che praticamente ha solo come obiettivo quello di tutelare il superiore interesse del minore. Noi abbiamo costruito questo modello di mentoring a partire da quest'idea. Il cittadino è importante perché in realtà viene chiamato, diciamo, a una dimensione che è anche educativa, che è anche relazionale, ma che è etico-politica in qualche modo. E il quadro, diciamo, che dicevo prima sui diritti umani ci fornisce un buon supporto per poter costruire, diciamo, questo tipo di ruolo e definirlo. Ci troviamo di fronte, è stato già menzionato, un'accoglienza che non è sostenibile. Prima la senatrice Zampa diceva di quanto l'accoglienza non realizzata o fatta male stia gravando sul sistema di giustizia, per esempio. Noi abbiamo evidenza che il nostro sistema di accoglienza, al di là delle narrazioni concilianti, è un sistema che si sta distanziando fortemente da quanto prevede il diritto internazionale e nazionale. E in qualche modo, per essere credibile anche nei confronti di questo ragazzo con cui un mentore si mette in relazione, questo tipo di analisi la deve fare. Non è che deve diventare un politologo o un esperto giurista, ma deve riuscire a capire qual è il suo posizionamento. Perché altrimenti la relazione rischia di entrare in una filantropia che può essere utile ma non sufficiente a creare credibilità in questa relazione. Un approccio, dicevo prima, e questo è un altro punto, di carattere sistemico. Non possiamo pensare alle cose come se fossero separate, ma così come abbiamo tentato di realizzare attraverso il rapporto sulla legge 47, a mettere in relazione gli elementi. E quindi pensare che questa relazione è il presupposto per creare delle strategie di rete, no? Che parola anche che viene utilizzata, ma che spesso poco si realizza. Com'è possibile realizzare delle reti se la conoscenza su cui ci basiamo è una conoscenza monografica, che non mette in relazione il permesso di soggiorno con i documenti, con l'accoglienza, con la presa in carico istituzionale? Questa naturalmente ci richiama a una complessità che però può essere portata, può essere accessibile se c'è la volontà. La questione della sussidiarietà. Noi ci troviamo oggi di fronte a tante agenzie che lavorano in una sorta di gregariato per un'istituzione che non sta funzionando, che non sta applicando la legge. Questo determina un grande problema di credibilità anche delle strutture di accoglienza rispetto ai minori, e crea anche una difficoltà grossissima, con grandissime frustrazioni da parte degli operatori che lavorano con i ragazzi, che diventano in qualche maniera l'interfaccia di un sistema che non funziona, dove questa divergenza è più evidente della narrazione che invece vorrebbe sostenere che comunque esiste un sistema di accoglienza. Lavorare con i ragazzi neomaggiorenni vuol dire anche uscire da una logica che naturalmente è cronica per l'Italia, dell'accoglienza improntata sull'emergenza e sulla contingenza, sul bisogno, no? Iniziare a parlare di diritti vuol dire riconoscere una autonomia e un agency ai ragazzi, altrimenti, diciamo, siamo sempre costretti in una situazione, anche noi che cerchiamo di aiutare, di filantropia che poco ha a che fare col diritto. Vedete che sto cercando anche di connettere le diverse questioni che naturalmente avrebbero necessità di più tempo per essere spiegate. Quindi la questione dell'autonomia dei ragazzi e non solo l'emergenza. È vero anche, e questo è un altro punto, che l'obiettivo di un sistema di accoglienza e abilitare i ragazzi all'autonomia. E questo, diciamo, vediamo che succede sempre meno. Cioè i ragazzi vengono mollati, diciamo, dopo che compiono i 18 anni, in molti casi, in una vera e propria odissea. E allora, diciamo, questa questione dovrebbe diventare l'obiettivo pedagogico dell'accoglienza. Com'è possibile che un comune abbia solo dei regolamenti disciplinari o dei capitolati per gestire una partita di questo tipo? E noi lo vediamo anche nelle grandi città. Non c'è una volontà di tradurre quel quadro giuridico multidisciplinare in qualificati progetti di sistema. E quindi magari ci sono tante esperienze anche belle che non riescono a entrare in rete.
La questione della cittadinanza attiva, no, è certamente importante. E in Italia soprattutto questa figura dei tutori volontari, che è stata anche discussa a livello internazionale, è importantissima per uscire da quella sussidiarietà un po' malata in cui ognuno, l'educatore dipende dalla struttura, la struttura dipende dal finanziamento dell'istituzione e così via. No? Il tutore volontario o il mentore diventa un elemento, come dire, a volte anche di contraddizione del sistema, se ha chiaro il proprio posizionamento. E noi contiamo molto sulla cittadinanza attiva, naturalmente, nel definire questo mentoring. Cittadinanza attiva che diventa speculare rispetto al nostro obiettivo, rispetto ai ragazzi. Noi vogliamo la cittadinanza di questi ragazzi, in termini pieni. E quando parliamo di autonomia e di partecipazione, di nuovo come diritto, non possiamo non pensare che i progetti di mentoring debbano tentare, no, di sfidare un sistema che essenzialmente rende i ragazzi subalterni, diciamo, a dinamiche che sono molto spesso discriminatorie, violente, in molti casi anche violente. Lo vediamo appunto in questa relazione tra sistema di accoglienza e giustizia. Concludo dicendo che sono tutti flash, naturalmente, che possono essere sistematizzati, ma che questa conoscenza esiste, che esistono delle esperienze e che nel momento in cui queste esperienze riescono a uscire da un'autoreferenzialità, no, del piccolo progetto, del buon progetto, della buona prassi e tutto quanto, e diventano cultura generale, forse è possibile opporre qualche resistenza perlomeno a questa deriva con cui ci ha inquietato, diciamo, la senatrice Zampa all'inizio del nostro incontro. Scusate se ho accavallato un po' di temi, ho provato, come dire, a creare un contesto, nel senso di un intreccio di questioni che naturalmente saremmo lieti, come dire, di esporre in modo più preciso. Ho fatto tre riferimenti e concludo davvero. Uno è questo, la formazione, e vi invito davvero a dare un'occhiata a questo materiale della Fundamental Rights Agency dell'Unione Europea, perché saranno riferimenti che verranno disseminati in tutta Europa. Due, il Rapid Assessment, che è stato già menzionato, del CESPI, che tenta non solo una rilevazione, ma tenta una proposta di metodo nel pensare all'applicazione della legge. Tre, le esperienze, la nostra, ma come altre, che hanno già sistematizzato alcune cose che potrebbero già, sempre in evoluzione, però essere migliorate. Grazie ancora quindi ai ricercatori per aver anche articolato questa ricerca sulle tutele leggere, e grazie a tutti voi, scusate se sono stato confuso nella mia esposizione. Grazie. No, grazie a lei, anche per la passione che mette sempre nei suoi interventi e per questa ambizione, no, quando si parla di diritti della persona di minore età, no, che secondo me è quello che più trapella, no, del suo intervento. Cioè abbiamo sicuramente un buon livello di riflessione, serve metterlo in pratica, no? Questo mi sembra anche molto importante. E do la parola subito, chiedendo scusa per il ritardo e anche ringraziando molto la pazienza dentro questa macchina che un po' ci incuriosisce. L'abbiamo bloccata sull'autostrada, non so se in Sicilia o dove. Diamo la parola a Maria Giovanni Italia, che è referente di Accoglirete, la prima associazione di tutori legali volontari per minori stranieri accompagnati operanti sul territorio italiano, nata nel 2013 a Siracusa, e che oggi è in rappresentanza di tutori in rete. Quindi ne abbiamo fatti tanti riferimenti a questo fondamentale ruolo e a questa esperienza, niente meglio di lei per condividercela. Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte, e io già mi scuso subito per il setting. Se ci fosse più tempo, e non ce n'è, nel potervi dare una spiegazione, vi direi che è molto vicino a tutto quello di cui stiamo parlando, perché ha a che fare con giovani minori, anzi, per meglio dire, una minore e un neomaggiorenne, un improvviso trasferimento in ospedale. Quindi sono nel parcheggio di un ospedale. Detto questo, però, sono qui con voi, ho ascoltato tutto con molto interesse. Ovviamente le sollecitazioni sono tante, tantissime, e ovviamente mi ritrovo alla fine, non vorrei stancare e tediare minimamente chiunque ci ascolta, quindi cerco non solo di essere sintetica, ma di provare
a contestualizzare. Certo, su alcune sollecitazioni non posso non rispondere. La prima in assoluto, data l'apertura anche della senatrice Zampa, sull'idea di, anzi ringrazio anche il dottore Scarpelli per averlo messo in rilievo in risposta, dell'organizzazione delle associazioni dei tutori. Io oggi qui rappresento la rete informale di Tutori in Rete, che è una rete di associazioni, ben 15 associazioni e due gruppi informali di tutori sul livello nazionale. Stiamo parlando di associazioni che vanno da Abruzzo, Basilicata, Sicilia, Liguria, Lombardia. Domani ci sarà la costituzione di un'ulteriore associazione in Calabria che tra l'altro ha proprio inserito nel proprio statuto quello di stare in connessione, in collegamento con la rete delle altre associazioni tutori. Ma questo non per dire soltanto, non so come dire, fare il click, ce l'abbiamo, no? E dire è già realtà e accade, ma perché è importante proprio nell'ottica delle cose che sono state dette da molti di questi interventi. Questa rete informale si è costituita l'anno scorso in un'assemblea nazionale a febbraio. Stiamo arrivando alla seconda assemblea, che sarà a maggio, molto lentamente, perché ovviamente si tratta di piccole associazioni, di cittadini che mettono al centro moltissimo del loro tempo, oltre a quello che già ovviamente mettono a disposizione per la tutela. In un anno abbiamo fatto forse molti pochi passi, ma dal nostro punto di vista su una strada che piano piano si struttura. Siamo una rete orizzontale, partecipata. Io mi trovo davvero a rappresentare in questo periodo di transito, perché dall'ultima assemblea di fatto si sono costituiti tre gruppi di lavoro, quindi a breve, entro il 20 marzo, lanceremo il sito di Tutori in Rete, che contiene anche non soltanto mappature di servizi territori per territorio che le associazioni hanno deciso di aggiornare ogni 6 mesi, ma anche rimandiamo al sito dell'autorità garante per supportare sempre e sensibilizzare a nuovi possibili tutori. Abbiamo una mappatura di quelle che sono le associazioni per dire a chiunque voglia entrare in contatto con un gruppo nel proprio territorio lo può fare, e altro ancora. Quindi dico il sito non perché abbiamo fatto un sito, ma perché ha un senso proprio nel diffondere anche quello che siamo, proprio con questa connessione anche, e ringraziamo per questo, con l'autorità garante nazionale. Dall'altra, un gruppo che sta ragionando sulla forma che questa rete informale deve assumere. È probabile che arriviamo all'assemblea di maggio con l'idea di una costituzione di associazione nazionale, di cui però si sta ragionando in maniera tale che possa essere abbastanza rappresentativa, e poi altri gruppi di lavoro che di fatto mettono al centro moltissime le cose che sono state dette, a partire dalla senatrice Zampa fino ora alle ultime parole di Pippo, proprio metterle al centro a partire dal proprio ruolo. Riprendo da Pippo una cosa importante che mi permette di fare anche un gancio con quanto è stato detto prima. Il fatto che i tutori si organizzino in associazione, hanno lavorato durante quest'anno facendo delle formazioni sull'advocacy, sulla cartella sociale, sul cambiamento della narrazione, quindi per portare ad un'ulteriore sensibilizzazione, eccetera. Il fatto che si costituiscano in associazione e che in aggiunta decidano di costituirsi in una rete informale, al di là della forma che prenda, mette già l'accento sul fatto che non si immaginano tutori in sostituzione, adesso non ricordo chi l'aveva detto, di una famiglia. Sanno benissimo di essere tutori di minori stranieri non accompagnati, e su quella triplice indicazione che dava Pippo, cioè lavoro educativo, un aspetto educativo, un aspetto relazionale, un aspetto etico-politico, la costituzione delle associazioni e di una rete è chiaro che punta su questo terzo aspetto, senza negare ovviamente gli altri due che poi ciascun tutore esercita nella propria attività. Quindi il poter stare insieme, cito un'altra sollecitazione perché, cioè cito, mi aggancio ad un'altra sollecitazione perché è importante. Si citava dell'eccellenza della città metropolitana di Bologna, o comunque dell'Emilia-Romagna, e anche dell'arretramento e quant'altro, tema che è venuto fuori dal confronto delle associazioni tutori, che ovviamente desiderano il più possibile procedure che siano unificate sul territorio, ovviamente unificate in bene rispetto alle buone prassi. Una cosa che va detto è però mettere in luce, forse come nessun altro, meglio di chi è protagonista, la vive tutti i giorni, quelle che possono essere anche le criticità dal gruppo informale dei tutori dell'Emilia Romagna, così come dall'associazione costituita di Ferrara, che sono stati guardati da tutte le altre associazioni sempre come un punto di riferimento per dire che bello, voi avete dei servizi sociali
che operano, che stanno attenti all'abbinamento, eccetera, loro ci dicevano sì, siamo contenti o eravamo contenti di questo, però non possiamo nascondere che questo processo può durare 7-8 mesi e abbiamo una tutela due giorni prima il compimento del 18° anno d'età, con tutto quello che questo comporta. Quindi avere questi osservatori, ovviamente non istituzionalizzati, ma da parte di cittadini volontari che esercitano il ruolo di tutori, che si organizzano tra di loro, che si confrontano su procedure, su modalità, su modelli di lavoro, senza mai, perché questo lo posso assicurare proprio dai tanti incontri e tante discussioni fatte, senza mai anelare a sostituirsi a soggetti, enti del terzo settore, istituzioni nei loro compiti. Nessun tutore nell'organizzarsi in associazione o addirittura le associazioni in rete nazionale dei tutori presume di fare altro rispetto a quello che fa, vuole però esercitare la propria consapevolezza in positivo e a favore di tutti. Torno ovviamente al focus, per cui io ringrazio Irene e Sebastiano per il prezioso lavoro fatto e anche per averci invitato e averci dato questa opportunità. Rispetto a tutta la questione, per esempio, delle forme leggere di tutela, anche quello sono temi che noi portiamo dentro la rete, quindi tutta la questione, al di là della nomenclatura che spesso, lo diceva bene Irene, divide o rende confusivo lo scenario, in realtà però è molto interessante, è vero, grazie anche a delle sperimentazioni che ha permesso anche Never Alone, però è interessante che di regione in regione ci si confronti, per esempio, sul tema della tutela sociale, o che addirittura si utilizzi, passatemi il termine, la presidente del Tribunale di Messina, che riconosce la tutela sociale sul prosieguo amministrativo, per poter andare a parlare col presidente del Tribunale di Firenze. Cioè riuscire a fare questo ponte anche a partire dal basso e ovviamente in accordo con tutti i soggetti che egregiamente, devo dire tra l'altro, quelli invitati in questo incontro sono appunto compagni di viaggio incrociati più e più volte, di cui apprezziamo moltissimo, penso di non parlare solo in prima persona ma anche per la rete che rappresento, è ottimo poter continuare a lavorare con questo sguardo che viene dal basso e nella maniera sempre più organizzata possibile. Chiudo con uno spot, appunto nella seconda settimana di maggio ci sarà la seconda assemblea, e a metà marzo ci sarà la promozione di questo sito. Io chiedo anche, e doppiamente ringrazio il CESPI, chiedo anche a tutti i soggetti presenti in questo assetto e in generale di tenere al centro l'idea che su tanti temi, molto spesso lo diciamo dei minori e va detto dal mio punto di vista anche rispetto ai tutori, è importante non parlare di ma parlare con. Quindi abbiamo l'opportunità di avere dei soggetti che si sono organizzati e che vogliono parlare dalla... ovviamente rimanendo... temo mi abbiate persa? Eccomi, questo può essere un avanzamento... Sentiamo di nuovo, super... Giovanna. O chiudo, può essere un avanzamento super interessante in un paese in cui già una legge come quella... della legge 47/2017 è già un avanzamento rispetto all'Europa. Sfruttiamo anche questo, consentitemi il termine tra molte virgolette, il fatto che c'è una società civile che si sta organizzando in tal senso. Grazie a tutti e a tutte. Grazie a te anche per l'attesa, ma per le tue parole, per la passione. Credo che è doveroso sottolineare come questo associazionismo nasce in modo molto spontaneo, quindi la legge non lo prevedeva, anzi diciamo che erano percorsi previsti in modo molto individuale ed è stato giustamente la necessità di darsi un confronto e avere sempre più traguardi più ambiziosi, no? Di advocacy, di sostegno mutuo, anche di rappresentanza, no? Come ti illustravi, no? Quello che secondo me augura anche un futuro sempre più pieno, no? di intensità e di forza in questo allargamento, no? Della piattaforma e degli incontri fra tutti i tutori volontari. Ora siamo arrivati alle 5:10, quindi un insuccesso relativo con l'orario e quindi chiedo scusa se a qualcuno le ho creato un problema. Credo che gli stimoli sono tantissimi e quindi siamo contenti che niente finisce qui, tutto continua. Continua non come prima del nostro incontro, no? Continua sicuramente con l'arricchimento di tante prospettive. Credo che è una, lo abbiamo visto, no? Un argomento molto poliedrico nel quale abbiamo avuto la fortuna e rimane anche una visione che
non è identica, ma è necessariamente complementare fra comunità, ragazzi e ragazze, istituzione, servizi sociali, tutori volontari, quindi si allarga ricercatori, si allarga la veduta, ma sempre in questa direzione dello svolgimento e del pieno raggiungimento dei diritti che corrispondono alle persone di minore età. Quindi ringrazio in particolare al CESPI per questa opportunità che ci ha dato, per rimanere lì, per continuare a fare ricerca, per darci sempre degli stimoli preziosi che vengono anche a valorizzare esperienze che magari fanno anche altre persone. Ringrazio a tutti i presenti per i vostri contributi, per l'ascolto anche reciproco. E se non da parte del CESPI nessuno prende la parola, a questo punto io ringrazio tutti, direi che possiamo finire qui i lavori, dandoci appuntamento per la prossima. Grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti, arrivederci. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci.